pietà a Pré de la Croix di Van Gogh ci dimostra l'interesse dell'artista olandese per de la Croix come uno dei suoi padri spirituali. E ama particolarmente questo maestro, di cui possiede una riproduzione dell'opera in bianco e nero, perché poi tra l'altro si trovava in collezione reale ad Oslo, ed è un escamotage per sviluppare parallelamente a Delacroix il suo amore per la pittura cromatica. Van Gogh in questo momento ritorna anche al tema sacro, che non frequenta moltissimo. Sono gli anni tragici della sua epilogo finale, tra 1889 e 1890, quando l'artista riscopre l'interesse per la passione come un'esperienza anche di vissuto personale. E superata la sua religione della natura, che peraltro in questo quadro è rappresentata insieme alle figure in una compresenza di valore universale, e l'artista ritorna alla religione come un'esperienza di vissuto personale, una cosa frequente, la modernizzazione e l'attualizzazione dei temi. Delacroix, peraltro, aveva rappresentato temi sacri utilizzando genere popolare, e attraverso anche l'innovazione del colore sentimentale, la sua rivoluzione di inizio Ottocento, aveva attualizzato anche il linguaggio delle opere. L'avere a disposizione una copia in bianco e nero permette a Van Gogh di riportare all'attualità del suo tratto sentimentale l'opera, e anche di immergervi quelli che sono i suoi sentimenti sofferti del momento. La Madonna è una Madonna contadina, il Cristo è un Cristo con elementi cromatici rossi che rimandano alle sembianze dell'artista, e rappresenta una partecipazione emotiva, quindi scrive al fratello Teo nelle sue lettere, e la pietà in qualche modo rinvia ad una fluidità cromatica che, come ha evidenziato Nicol Forti ristudiando quest'opera, è attribuibile agli anni più tardi, al momento più tardi. E nella lettera ultima a Theo, il Van Gogh evidenzia non solo le sue inquietudini che si rispecchiano in quest'opera, ma anche quelli che sono i suoi interessi di un linguaggio che si rinnovi. E quindi nella copia in bianco e nero di Delacroix evidenzia il riferimento alla testa del Cristo in ombra e a quella della Madonna e della Mater dolorosa pallida, come dice, lui scrive, aver davanti due fiori, un fiore nero e un fiore chiaro, come segno di una variazione che si contempla.